Ho ricevuto questa domanda diverse volte e voglio assolutamente rispondere in maniera molto sincera, anzi, non con una singola risposta, ma rispondendo con una serie di risposte, che non so quante volte l'ho detta la parola risposte, un'altra volta, alle domande che ho già ricevuto e alle quali che credo potrei ricevere, critiche incluse. Perché fino a qualche mese fa usavo solo DEGIRO per il mio trading e poi mi sono invece andato a spostare su eToro, che per molte persone è più un videogioco, un social network, invece che un vero e proprio broker. Per cui volevo motivare la mia scelta. Non perché debba dare spiegazioni particolari, insomma, sono i miei investimenti, i miei soldi, ma perché molta gente mi segue, per cui pone fiducia in me, per alcuni aspetti. E se qualcuno si fida di te, è anche giusto essere chiaro e molto onesto. Ogni famiglia, come se sei tu che mi segui qui su YouTube, deve basarsi sulla fiducia reciproca. Oggi per cui parlo di nuovo di eToro e di perché per me personalmente è la scelta migliore in questo mio periodo storico. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto ci aggiungo anche qualcosina di molto più intimo, come questo video, dove cerco di aprirmi con te che mi segui. O che ti sei approcciato da poco, o magari stai solo guardando questo video, o che ti sei approcciato al mio canale, appunto, per fare un po' più di chiarezza su come mai utilizzo alcuni strumenti invece di altri. eToro, per i professionisti, sembra, professionisti del settore, sembra una specie di demone, con delle campagne accattivanti, con delle pubblicità martellanti, con dei piani di crescita per i partner, così come sono io, da paura, sembra tutto tranne che qualcosa di lecito, quasi uno schema Ponzi. Effettivamente, quando ci sono queste aziende che in maniera pressante continuano a martellare la puzza sotto il naso di bruciato, il dubbio che qualcosa non funzioni sotto sotto lo abbiamo tutti. Io stesso ho avuto i miei dubbi. Ma qui volevo partire da un presupposto. Un qualsiasi strumento finanziario, così in qualunque ente magari finanziario, come potrebbe essere anche una banca o come in questo caso un broker, beh, io in nessuno di questi metterei mai tutti i miei soldi. Anche parlare del famosissimo Interactive Brokers, che è il punto di riferimento fra i brokers, che viene utilizzato anche dai clienti non retail, per cui da quelli istituzionali, non significa essere sicuri al 100%. Sicuramente si tratta di un broker più strutturato, quotato in borsa, ma non si sa mai. Nessun trader professionista o investitore professionale tiene il totale 100% dei suoi investimenti e dei suoi risparmi nello stesso broker o nella stessa banca. Partendo da questo presupposto, anche se eToro fosse un semplice castello di sabbia, non andrei a perdere tutto il mio patrimonio in toto. Mai perdere i soldi in questo modo. Se faccio un investimento sbagliato, è colpa mia, punto e basta. Ma devo perdere i soldi in altro modo? No, questo mi roderebbe parecchio. Partendo da questo presupposto, però, scegliere eToro per me è sicuramente un modo per raggiungere il mio obiettivo di indipendenza finanziaria, come dicevo prima, in questo particolare periodo della mia vita. E sono molto sincero in questo, così come trovi anche descritto nella descrizione dei miei video, tutti. Ogni volta che una persona si iscrive a eToro con il mio link affiliato, io guadagno una commissione. Per chi si iscrive non ci sono costi aggiuntivi, ma per me invece c'è un riconoscimento economico che mi permette di arrivare prima al mio obiettivo ed è questa la mia cosa principale. E questo deve essere ben chiaro. Non voglio fare lognordi inserendo link affiliati nascosti qua sotto, muovendomi con fare sospetto. Sono lì proprio per quel motivo. Per cui, se vuoi iscriverti a eToro e usi quel link, mi fai un piacere perché aiuti a crescermi. A crescere, no? A crescermi. Ma ovviamente non baso i miei video su quello. Una cosa è avere una diversa fonte di reddito e un'altra cosa è rompere le scatole alla gente facendo spam a manetta. Prima di tutto, il rispetto verso chi mi segue. Il secondo motivo per il quale uso solo eToro al momento è per il fatto che si possono usare azioni di tipo frazionato e non parlo di CFD, e per cui di contratti derivati, contract for difference, ma del sottostante reale. Per chi è un piccolissimo investitore come me, credo questo possa essere un'ottima cosa. Poter aprire posizioni da 50 dollari anche su aziende con valori delle singole azioni come Tesla, che hanno sfiorato, anzi hanno superato forse i 1000 dollari, o come Amazon che è quasi a 2700 dollari, è molto comodo. Perché un investitore piccolo come me appunto riesce a diversificare il proprio portafoglio azionario
o di ETF con delle piccolissime somme. Se in America questo è prassi da tantissimo tempo, e lo dice anche il fatto che addirittura l'enorme Interactive Brokers offre ai propri clienti americani un servizio di questo tipo, in Europa, a parte Revolut e Trading 212, non mi vengono altri in mente, naturalmente a parte eToro, altri brokers che offrono un tale servizio. Se ne conosci altri, per cortesia fammelo sapere, così li posso andare a provare, a testare e magari portare un video su questi argomenti. Un terzo aspetto è il fatto di poter utilizzare prodotti non armonizzati. La maggior parte dei prodotti che mi piacciono, e parlo di ETF, non sono armonizzati purtroppo. AOR, VTI, TLT, MTUM, tutti ETF interessantissimi e di cui per la maggior parte di essi ci ho fatto dei video appositi e tra l'altro dei quali molti sono già nel mio portafoglio di eToro per il mio piano di accumulo. Costi bassi per questi ETF, in alcuni casi anche nell'ordine dello 0,0, ma al di là del TER si tratta comunque molte volte del sottostante che seguono, che reputo molto interessante per la mia strategia di investimento. Un altro aspetto è legato anche al fatto che su eToro esiste il cosiddetto copy trading. Questo è per me un vantaggio personalmente, perché se la gente va a copiarmi su eToro, io tendo a fare, per mio carattere personale ovviamente, delle scelte meno azzardate, perché sento fortemente la responsabilità che ho addosso per i soldi delle altre persone che vanno a copiarmi. E questo per me è una cosa positiva, perché mi permette di migliorare più velocemente, perché ogni volta che devo fare una operazione cerco di usare di più la testa, usandola con più criterio, anche se piccola e un po' vuota, e non faccio cose azzardate. Può sembrare una specie di controsenso, ma invece di andare a rischiare di più, ora che rispetto al passato magari ho fatto un qualche studio in più e ho qualche esperienza in più per portare magari in prospettiva dei possibili, ma non sicuri, profitti, a fronte ovviamente di rischi e di possibili perdite maggiori, avendo persone però che mi seguono, che si fidano di me, che mi copiano, mi fa invece essere molto più cauto. Appunto, come dicevo prima, sento sulle spalle una responsabilità e allo stesso tempo imparo ad agire meno con la pancia, usando molto di più la testa, senza allontanarmi in questo modo dalla mia strategia che ho pianificato. Un altro aspetto per il quale ho scelto eToro rispetto a DeGiro è la possibilità di utilizzare il conto demo. E so che molti sono contrari a questo conto demo, ma io invece sono dell'idea che il conto demo sia fondamentale per gente come me. Perché? Perché il conto demo mi ha permesso di imparare molte cose, di mettere in pratica la teoria che avevo magari imparato, di usare degli strumenti che non conoscevo, e poi i soldi schifo non mi fanno, e per cui utilizzare il conto demo mi ha permesso di perderne pochi o comunque meno di quanti ne avrei potuto perdere. Io sono una persona molto distratta ed usare il demo ed il prendere dimestichezza con la piattaforma mi ha permesso di ridurre, non di evitare purtroppo perché io sono tonto di natura, gli errori di distrazione che mi capitano ancora. E se hai guardato il mio video su Baidu, se non l'hai fatto ancora vai a guardarlo, te lo lascio qui da qualche parte, capirai perché dico ciò. Ovviamente ci sono anche delle obiezioni da tenere in considerazione. La prima è se sia una piattaforma sicura. Bene, di sicuro ci sono la morte e le tasse. E sulla morte molte religioni non sono neanche tanto convinte, perché magari c'è un qualcosa dopo la morte. Luck in Coffee e Wirecard insegnano. Non abbiamo sicurezze, non abbiamo certezze che lavorano al 100%. Se così dovesse essere, non dovrei mai viaggiare in auto, mai attraversare la strada, mai mangiare del pesce crudo. I rischi ci sono sempre dappertutto, in misura minore magari, ma ci sono. Da tenere in considerazione che tutti i broker sul mercato europeo devono per forza avere un'autorizzazione ad operare in Europa. E per cui sono sotto un cappello, per quanto riguarda i TOR e la SISEC di Cipro. E per cui ci sono controlli. Ma come detto, i nostri fatti recenti dimostrano che i controlli possono essere raggirati, e per cui solo ridurre i rischi, se non eliminarli completamente. Per cui la sicurezza di Toro è alla pari di altri broker autorizzati sul campo europeo. Un altro aspetto di critica sono i costi. Qui in parte sono ovviamente d'accordo. Prelevare i soldi e pagare 5 euro, oppure versare sul conto e pagare la conversione e la commissione da euro a dollari, non è piacevole. Ma credo che le cose cambieranno. Fino a qualche mese fa, infatti, per prelevare da eToro si pagavano 25 euro. Il costo è stato ridotto. eToro, secondo me, sta cercando di aumentare il proprio business e se vuole effettivamente riuscirci deve eliminare queste spese folli che altri brokers non hanno. Non sono qui a difendere la spada tratta eToro.
Se dovrò cambiare, lo farò in futuro. Altra critica è che spesso alcuni strumenti troppo rischiosi o troppo volatili vengono sospesi dalla piattaforma o ne viene ridotta la leva massima utilizzabile. Personalmente io lo trovo positivo. Chi invece fa del trading di tipo speculativo lo troverà molto ma molto fastidioso. Ma la piattaforma credo faccia di tutto, sia per evitare di fallire lei, e infatti immaginate se tutti avessero aperto lo short con leva 20 su Luckin Coffee o Wirecard in CFD, appunto cosa avrebbe voluto dire per il toro. Ma serve anche ad evitare che la gente inesperta, tra cui mi ci metto anch'io, si ritrovi col proprio conto prosciugato in attimi. Tra l'altro ricordo che il toro dà la protezione del negative balance a chi non è professional, cioè per tutti i clienti retail si può perdere tutto il proprio capitale, ma non di più, perché le posizioni in caso in cui si arrivasse a zero col proprio conto verrebbero automaticamente chiuse. Questo non vale per i clienti professional, come ho detto poco fa. Un altro aspetto spesso criticato è il fatto che sembra poco professionale data la sua entità e immagine social. Qui ovviamente dipende dall'investitore, secondo me. Per un investitore istituzionale ovviamente, sono d'accordissimo, è un videogioco. Ma per una persona alle prime armi, o che vuole una piattaforma molto più user friendly dove si possono anche scambiare opinioni come quasi fosse un forum di investimenti, invece secondo me è ottima. Con questo non dico che userò eToro a vita, come ho detto prima, non dico neanche che non lo farò, ma sono sempre in continua evoluzione personalmente. Ad esempio, sto testando un'altra piattaforma in demo in questo momento, in questo periodo, e ne voglio fare anche una recensione a breve, perché anche questa piattaforma offre dei servizi molto interessanti. Perché qui non si danno consigli finanziari, ma sono solo qui a dare le mie modeste opinioni su questo argomento o su quell'altro argomento. Spero che la condivisione di queste mie sincere considerazioni sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo per favore la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire una discussione polite in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su perché mi aiuta tantissimo con l'algoritmo di YouTube che ogni tanto si addormenta. Iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e ci vediamo al prossimo video, Certo che l'avrei potuto cominciare anche come Galeazzi questo video. Ciao amici di HD Blog, oggi un telefonino che mi ha deluso? Non lo so, lo vediamo dopo la sigla. Se mi sente mi ammazza. Ciao!